E benvenuti, benvenuti sul TG Giallo Rosso. Se non sei una squadra importante, queste partite non le vinci mai. Se non sei una squadra compatta, stretta nei reparti, pronta alla sofferenza, al cambio tattico, queste gare di solito le pareggi o peggio ancora soccombi. Cronaca di una partita, o meglio, cronaca di due partite. La prima è durata 70 minuti ed è stato uno spettacolo per gli amanti del calcio vero grazie ad una compagine, i giallorossi di casa, che ha entusiasmato con giocate di alta classe e possesso continuo. Poi è entrata in scena l'altra partita, quella dopo il 75esimo minuto, quella in cui è affiorata un po' di paura, causa l'espulsione per doppia ammonizione di Guion. Si è perso il possesso, si è notato un po' di nervosismo, si è rischiato qualcosa. È andata così Catanzaro Turris, 1-0, rete di Sunas e siamo a 7 marcature. 13esima vittoria in casa su 13 incontri, 21esima vittoria su 25 partite. Insomma, un cammino che odora tanto di trionfo, se non fosse che alle spalle ancora si sente il fiato dei cugini crotonesi, anch'essi vittoriosi a Castellammare di Stabia. Nulla di fatto, quindi, distanze invariate e, particolare di non poco conto, una giornata in meno da disputare. Se ci si addentra di più nel profilo squisitamente tecnico, c'è da dire che le assenze di Scognamillo e soprattutto quella di Bomber Iemmello si sono fatte sentire. Ma c'è anche da rimarcare che questa squadra è stata costruita anche per sopperire a situazioni di questo tipo. Fa bene mister Vivarini a rimarcare il cuore del Catanzaro, la forza di un gruppo, l'incitamento di alcuni singoli che giocano un po' di meno. Tutto rientra in quel concetto di coesione, che costituisce l'arma in più se si vogliono tagliare traguardi importanti. Ed allora basta con la Turris e via a preparare la prossima gara con l'Andria in casa. Apparentemente una partita non troppo complicata, ma sarebbe un peccato capitale sottovalutarla. Da questo momento in poi sono vietate le partite facili. La storia continua. E allora siamo pronti. Guaglio. Però manca Salvatore. Thank you.
Come dove c'è? Calci, vai!
Sacchiamo! Thank you.
faremo di tutto per restarci. L'esperienza serve a qualche cosa, credo io. E noi abbiamo delle idee abbastanza chiare per impiantare una squadra da poterci rimanere. Naturalmente nel calcio non è che tu dici fai questo e poi ottieni. Il calcio è per esempio quell'attività imprendibile e non sai cosa ti succede, ma ad ogni modo faremo di tutto per restarci.